E la crisi economica, lo sappiamo, l'abbiamo già sentito, colpisce anche il settore dell'arte, ma pensate, sono le pittrici a soffrire di più. Sentiamo Stefano Sassi. Tra le artiste la pop art è ancora molto seguita. Oggi, oltre al messaggio di tipo sociale, classico della pop, si sperimentano tecniche e materiali diversi. È il caso di Giusy Lauriola, le sue opere sono una sintesi tra fotografia digitale, stampa su PVC, pittura e resina. Quello che ho cercato di fare fino adesso è giocare con tutti i materiali. In realtà quello che è importante è il messaggio. La tecnica è importante, ma fino a un certo punto ed è per me la parte più divertente del lavoro, perché il messaggio, il concetto è tutto nella mia mente, poi quello che ho dentro la mente esce fuori e lo posso realizzare con tutti i materiali che voglio. I prezzi di Giusy Lauriola vanno da un minimo di 500 euro per una mattonella di 20x20 centimetri fino a 3.500 euro. Le donne